Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi le letture da luglio a settembre. Parto subito, non sono tantissime, ma neanche poche. Allora, parto nel mostrarvi qui nella penombra di Carlotta Benedetta Bragaglia, edito dalla casa editrice Idea. E dietro c'è scritto la penombra e nei tuoi occhi, ogni volta che scegli di non guardare. Benedetta viveva una vita semplice, come tutte le bambine di 12 anni, amava ridere e giocare. D'un tratto però tutto è cambiato. Eri il più dolce dei padri, era attento e premuroso, lo era, poi non lo è stato più. Comunque è una storia vera, però con luoghi e personaggi inventati, anche se le persone in sé esistono, ma hanno cambiato solo i nomi. Poi ho letto 100 passi per volare di Giuseppe Festa, e che è anche l'autore di Il passaggio dell'orso e l'edizione della Tea. Questo era insieme a un altro libro a 9,90. Io ho preso questo, invece l'altro libro gliel'ho dato al fidanzato di mia cugina, che era un titolo che gli interessava. Qua c'è scritto: il respiro dalla montagna, il coraggio di spiccare il volo. Comunque, questo qua. Poi ho qui Quando la luce si spegne di Andrew Files. Lui, che ha anche il canale YouTube, Leggende e creature dell'incubo. In pratica, lui, come Elisa True Crime, fanno video su storie vere, comunque realmente accadute, di persone che hanno fatto qualcosa. Ma questo sono legge questo principalmente su leggende e creature. Poi ho qui due libri di Paolo Capponi con due case editrici diverse. Allora, uno è con la Clown Bianco, che è Lamiere, questo qui, e qua c'è scritto: una donna in fuga da un compagno violento, una tempesta di neve in arrivo e una ruota che si squarcia all'improvviso. Il viaggio di Angela, Angie, per gli amici tra Milano e Bologna sembra durare un'eternità. I soccorsi non arrivano e il suo ex è già sulle sue tracce. Inoltre, con l'avanzare della notte, Angie sente che in quella piazzola qualcuno la sta osservando. Invece, l'altro è Cornugia, che è uscito con la casa editrice Idea. Anche questo è un altro libro che consiglio. Beh, come tutti i libri della casa editrice in sé, e dietro c'è scritto: niente corpi, niente ricordi, ma lei avrebbe ricordato per sempre. Poi ho qui Le voci degli spiriti, storie dei luoghi più infestati del mondo, che è del Pitt. Anche loro hanno un canale YouTube. Hanno raccontato dove sono stati, nei luoghi in cui sono stati, dove vorrebbero andare e i luoghi che vorrebbero visitare, ma non si può. Ad esempio, vediamo se trovo l'indice, no, all'inizio mi sa. Allora, hanno fatto tipo, sono andati da Zurlina, o se no, Lago Feldsee, l'isola di Poveglia, questi sono alcuni, o se no, i luoghi che non possono visitare, tipo sono tre: Cecil Hotel, Amityville, il caso Enfield. E altri luoghi che invece altri luoghi che vogliono visitare, ad esempio la Winchester House o la Queen Mary o
l'isola delle bambole. Comunque, questo. Poi ho letto Per sempre nel tuo cuore di B. Celeste. Qui, questo mi è stato regalato dalla mia amica un po' di tempo fa. Mi pare l'anno scorso, se non sbaglio. Non mi ricordo. Comunque, lui mi è piaciuto. E c'è scritto un'emozionante storia d'amore che ti spezzerà il cuore e lo ripasserà al tempo stesso. Comunque, lui. Poi ho letto 10 di Marin Carteron. Questo qui è un mix. È un escape game, ma è un mix tra Stephen King e Agatha Christie con il suo libro Dieci piccoli indiani, perché è ambientato su un'isola e devo dire che è bello come libro e lo consiglio, edito dalla Giunti. Dietro c'è scritto in un angolo del soffitto l'occhio verde della telecamera lo fissava, implacabile, non sapeva più da quanto tempo era lì, aveva smesso di lottare, non ne aveva più la forza. Qualcuno sapeva fuggire, doveva fuggire. In pratica, su quest'isola i partecipanti fanno parte di una scuola, che ha organizzato questa escape room, in pratica, questa no, un escape game, scusatemi. Televisivo sa che ogni partecipante ha fatto qualcosa e tra di loro sono collegati. E gli ultimi due che vi mostro sono entrambi di Elisa De Marco, cioè Elisa True Crime su YouTube. Uno è Manipolatori. I catene invisibili dalla dipendenza psicologica, e l'altro è Brividi, storie che non vi faranno dormire la notte. Anche lei, come Andrew Files, fa YouTube e come Pitt, però in questo caso con una cosa che accomuna con Andrew Files, appunto, è che loro parlano di storie realmente accadute. Con questo concludo il video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.